Adesso lo osserviamo in posizione statica di fronte. Prima cosa possiamo osservare l'atteggiamento del capo. Se il capo è in posizione corretta è già un buon segno, perché delle volte ci sono delle deviazioni su un lato con delle rotazioni del capo che possono far pensare a un'asimmetria degli sternocleidomastoidei secondaria, quindi a un torcicollo miogeno. In questo caso è tutto a posto. Un altro elemento da valutare è il rapporto fra la clavicola e lo sterno. Certe volte ci sono delle malformazioni della sternoclaveare, per cui una delle due è un po' più sporgente e può far pensare a strane cose. In realtà è soltanto una piccola sublussazione della clavicola sullo sterno, di nessun conto. Poi osserviamo il torace. In campo ortopedico si può osservare talvolta la presenza di un torace prominente, il torace carenato, quando lo sterno sporge nella parte centrale alta, oppure può essere asimmetrico perché un emitorace è un pochino più sporgente rispetto a quell'altro per il alterato rapporto fra le coste e lo sterno. Oppure il problema inverso, cioè il petto escavato, che nella maggior parte dei casi non richiede alcun trattamento. Quando è molto evidente occorre farlo valutare al pneumologo e al cardiologo perché lo spazio occupato dallo sterno potrebbe essere eccessivo e allora talvolta il chirurgo generale deve correggerlo. Scendiamo. La linea del bacino va osservata per vedere che gli arti abbiano una lunghezza simmetrica. Scendiamo ancora. L'asse delle ginocchia. C'è sempre un lieve valgismo fra il femore e la tibia. Nei bambini di più. Negli adulti circa 8 gradi, nei bambini 10-12 gradi. In questo caso è corretto. Adesso ci possiamo girare a guardare il tabellone. Guarda pure avanti. Nell'osservazione in piedi di spalle possiamo osservare appunto sempre il collo, quando è ben in asse, come in questo caso è un buon segno perché talvolta ci possono essere anche delle piccole forme di scoliosi cervico-dorsale che hanno un risvolto anche di tipo odontoiatrico per delle malocclusioni. Le scapole, quando sono asimmetriche, si può pensare a una scapola alta congenita o a una deviazione della colonna. In questo caso la colonna è in asse, poi faremo altri test per vederla meglio. Il bacino è in asse, lo stesso punto a destra e a sinistra. Non ci sono delle deviazioni legate a dismetrie degli arti inferiori. Un'osservazione posteriore anche delle ginocchia mette meglio in evidenza l'eventuale valgismo, così come il valgismo del retropiede che abbiamo appena visto sul podoscopio. Ti giri ancora. In questa posizione è utile osservare la colonna. Piegati pure in avanti. Vai pure giù, 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 giù. Ecco, questo atteggiamento consente, giù con la testina, consente di valutare l'asse della colonna dorso-lombare. Qualche volta però ci sono delle deviazioni apparenti legate a una dismetria degli arti inferiori che possono far deviare anche la colonna. Allora, per eliminare questo rischio, lo si osserva in questa posizione ma seduto. Salta pur sul lettino. Con questo, vai pure giù come prima, con questa flessione seduto eliminiamo il rischio di una scoliosi, di una scoliosi apparente, perché eliminiamo l'eventualità che ci sia una deviazione legata a una dismetria degli arti inferiori.